Il primo impatto con una biblioteca pubblica è stata d'estate e all'aperto. Nel senso, quando eravamo bambine, noi avevamo un parco pubblico vicino alla nostra casa a Roma e la biblioteca, una biblioteca lì vicino, ha deciso di invitare a lettura i ragazzi, offrendo questa possibilità di leggere open air. E scegliendo i libri e prestando libri, eccetera. Però credo che sia cambiato molto il loro ruolo perché spesso in alcune aree delle città, penso anche nelle periferie, nei piccoli centri, rimangono quasi l'unica offerta accanto alla scuola non scolastica di culturale, e la comunità ha cominciato a avere molta più confidenza con l'entrare in libreria, non solo per uno scopo preciso, ma per trovare una accoglienza, una domanda culturale, intellettuale. Ed è interessante perché è uno dei pochi luoghi frequentati da molte generazioni, cioè non da una sola generazione. Questo fa comunità. Credo che questo, che dobbiamo riconsiderare molto di più di quanto abbiamo fatto finora anche noi politici, il ruolo che hanno avuto e che avranno sempre di più le biblioteche pubbliche nel creare le condizioni di una cittadinanza europea. Per queste considerazioni noi abbiamo deciso in Commissione Cultura che vorremmo nel prossimo futuro dedicare un rapporto di iniziativa della Commissione Cultura, che quindi significa il Parlamento dà degli indirizzi, sia al Consiglio che alla Commissione, sul ruolo, la funzione e le prospettive delle biblioteche pubbliche. Credo che sia un contributo che abbiamo il dovere di dare alla riflessione su questo tema importante.